Beh, la favola di Hänsel e Gretel ci sembra di conoscerla vagamente dalla nostra infanzia. Ci ricordiamo di una casa di marzapane, di due bambini abbandonati dal papà nel bosco, di una strega che non è proprio il massimo della bontà. Siamo a questo punto con la nostra favola di Hänsel e Gretel. Lo chiediamo a Elisabetta Milani, che è l'organizzatrice e l'anima di una rappresentazione affidata alla Casa delle Storie, in questo caso al Teatro Manzoni a Milano, ma che di favole se ne intende perché ne ha messe in scena per bambini e per adulti, mi pare dai 6 ai 96 anni, vero? Se non Sì, sbaglio, anche più piccoli, di tutti facciamo i tipi. Ecco, partecipare anche più piccoli. quindi Hänsel e Gretel è la favola classica o c'è qualcosa di diverso? No, no, è la fiaba assolutamente classica, tutte le nostre fiabe sono semplicemente ritrascritte con un copione per poterle portare in scena, ma tutti i significati sono assolutamente originali, nulla è stravolto, anche perché una fiaba o viene rappresentata come è stata scritta, oppure al bambino e all'adulto, insomma, al nostro cuore, alla nostra anima non serve assolutamente a nulla. Può E quali essere un sono? divertimento, ma non ha un'azione terapeutica, che invece è quello che noi vogliamo e teniamo che sia Ecco, così. in breve, qual è quindi il significato e in che cosa consiste l'azione terapeutica? L'azione terapeutica è che in ogni fiaba ci sono i vari personaggi che praticamente rappresentano delle parti di noi e nascoste, assolutamente non necessariamente siamo consapevoli di questo, però sempre più terapeuti usano proprio il fiabare, tra virgolette, anche gli junghiani, tutti i terapeuti junghiani usano spesso e volentieri le fiabe. Perché appunto Jung ha scoperto quanto siano terapeutici questi Terapeutici personaggi. per i bambini o Anche gli terapeutici anche adulti. per gli adulti? Il bambino ha più facilità perché non è ancora rovinato, tra virgolette, dallo sbilanciamento razionale che la nostra società porta con sé. Però serve anche agli adulti se uno vuole cimentarsi. Vorrei citare la von Franz, che è l'allieva più conosciuta di Jung, Marie Louise von Franz, che ha scritto una cosa bellissima, perché dice che le fiabe sono il mare e i miti sono le onde, però senza il mare non ci sarebbero le onde. Si può mangiare qua, lì c'è. Giovanni Lucini, entriamo nel merito con l'attore principale della favola. Una favola sulla paura, sulla gioia o su che cosa esattamente questo Hänsel e Gretel? Beh, direi soprattutto sull'aiuto reciproco. La fiaba racconta questo scambio di ruoli, questa collaborazione fra due fratellini che rappresentano il maschile e il femminile. E abbiamo la prima parte in cui Hänsel guida, aiuta, incoraggia sempre Gretel, che è preoccupata, che non sa come fare a trovare la strada di casa, ed è Hänsel ad avere invece le idee sia dei sassolini che delle molliche di pane. E poi dopo si rovescia quando Hänsel è prigioniero della strega e è Gretel che sconfigge la strega, libera il fratello e insieme tornano a casa. Quindi è centrato sulla relazione fra fratelli, relazione fra bambini, relazione tra adulti e persone in generale. E in un altro senso ancora è la ricomposizione del maschile e femminile, l'unione del maschile e femminile che c'è in ogni persona. Quindi un po' la complementarietà dei sessi dei due protagonisti principali. Esattamente, Molto bella complementarietà. questa, che quindi va a smentire certe teorie radicali, separazione, identità, c'è la unione nella differenza L'unione è la sostanzialmente. differenza e quello che loro, i gioielli della strega, sono un simbolo che rappresentano l'acquistata autonomia, perché nella parte finale della fiaba, sia Hänsel che Gretel attraversano un fiume
su un'anatra, ma uno alla volta. Sono stati assieme fino a quel momento, quindi assieme hanno collaborato, assieme hanno sconfitto la strega e nella parte finale acquisiscono una maturità che è simboleggiata da questo attraversamento di questo fiume che fanno uno alla volta. I nostri ascoltatori di Libertates Video sono abituati a considerare il tema di fondo della libertà o della conquista della libertà. A lei sembra che la liberazione dalla paura della strega sia una delle libertà in discussione, una delle libertà che sono l'obiettivo di questa favola e di questa rappresentazione? Sicuramente la strega rappresenta ciò che fa paura, ciò che non si conosce, ciò che è diverso, quindi è attualissimo anche in questo momento perché rappresenta ciò che non conosciamo, ciò che è una forma diversa, quindi è sicuramente una conquista di libertà dalla paura e da ciò che per noi acquista forma paurosa. Qui è la strega, ma simboleggia qualsiasi altra paura che noi possiamo avere nella vita. Il grande messaggio che ha la fiaba è che può essere recepito, rivisto, riscoperto anche dagli adulti. Sono messaggi universali, sono diciamo, in questa epoca indirizzati ai bambini, ma in origine, in altri tempi, le fiabe erano indirizzate alla comunità, dove c'erano bambini e adulti, portavano l'insegnamento a ogni età. E finalmente qui siamo con Hansel e Gretel, che si riconoscono a prima vista ovviamente. Dei nomi invece non sappiamo e quindi li chiediamo a loro direttamente. Prego. Allora, io mi chiamo Paola e interpreto la parte di Gretel. E la cosa più bella di questa rappresentazione, secondo me, è questa amicizia, questo sodalizio tra il fratellino e la sorellina che affrontano le difficoltà insieme, nonostante abbiano un inizio una rivalità dovuta al gioco, perché come al solito i bambini, certo, e le bambine litigano sempre, quindi per chi è più bravo, per chi arriva prima, e in questa rappresentazione questa rivalità si scioglie in un divertimento iniziale che poi diventa proprio un sodalizio e una forza per affrontare le difficoltà. È molto bella l'altra scena che facciamo, in cui siamo abbandonati nel bosco e dobbiamo ritrovare la strada di casa. È molto emozionante perché ci si sente veramente persi a volte nella vita, e si è come in una foresta che ti fa mancare proprio la luce, e il fratello di Gretel è il primo che indica a Gretel la luce e la via per tornare a casa. E lasciamo dire qualcosa anche a Hansel. Che si chiama Mattia e appunto interpreto Hansel. Hansel è effettivamente la parte del fratello maschio, che è quello che comunque trascina un po' anche Gretel, nel senso che comunque è quello che trova la strada, che cerca la strada e che si inventa e scogita, diciamo, un modo per ritrovare la strada per tornare a casa, perché giustamente sono stati abbandonati e in qualche modo devono tornare. La prima volta ci riuscirà grazie a questa trovata dei sassolini, la seconda volta, che succede di nuovo nello stesso modo, vengono abbandonati nel bosco, lui userà le briciole di pane che però verranno mangiate dagli uccellini, e quindi a quel punto anche lui non saprà più come uscire dal bosco, e lì si dovranno inventare qualcosa improvvisando, diciamo. E questo non lo anticipiamo, perché sennò sappiamo già chi è l'assassino. Sì, sennò, sì. Bene. Guarda!
cantarci tutti insieme, vero? Sì! Papà, ora che siamo più grandi ti aiuteremo, così non moriremo più di fame. Oh oh!